Ok, dopo aver... Porca puttana, quanto è alto il volume. Dopo aver visto... Adesso allontano un po' il microfono, perché porca puttana è altissimo. E dopo aver visto una soluzione, perché non ho le palle, ho cercato da solo, che ho cercato ovunque, sono tornato indietro, avanti, destra, sinistra, non avevo capito un cazzo. E ho capito che devo liberare degli uccelli. Ecco, io ne so quanto voi riguardo a questa cosa, perché non avevo capito che cazzo voleva dire quella soluzione. Però adesso cerco. Vediamo se trovo qualcosa. Ah, che palle. Sì. Questa qui c'è la faccia tipo che ci sta bene la voce della Pacotto, secondo me. C'ha un po' di Bulma. Vecchia, c'è cioè quella del GT. Vediamo qua. Quando ha intenzione di partire? Subito. Ah, a proposito. No, a proposito. Potresti farmi il favore di liberare i miei uccelli? Ecco, che cazzo vuol dire? Non voglio più tenerli. Certo, ci penserò io. Sì, ma quali? Cioè, scusami. Dove? Dove cazzo sono sti uccelli di merda? Qui dentro sono. Chi è che c'ha sti uccelli della puttana di merda? Dai, ma... Hola, salve! Affittare una casa... No. No, mi sta venendo raffreddato. Io sono sempre raffreddato. Com'è sta cosa? Che due maroni. Poi dove cazzo sono sti uccelli? Volete dire che le gratte tipo la Tana Toppin sono che portano Toppin sono chiuse? Come fa ad andare a trovare. Ah, puttana merda. Con sto raffreddore non riesco neanche più a leggere. Dai, dove cazzo sono sti uccelli? Andiamo a cercare gli uccelli. Guarda in tutte le case. Però poi lo becco la casa che c'ha. Andiamo qua. Parliamo con questo. Ti pagherò quando avrai finito. Su, torno al lavoro. Ma che stronzo. A volte mentre combatti il tuo corpo comincia a brillare, poi per fare. Ma proprio io vorrei sapere. A me interesserebbe almeno sapere dove sono gli uccelli. Sono in città, sono fuori città. Porca puttana. Questo gioco è troppo criptico per certe cose. Sconfiggere i nemici fa aumentare la forza d'attacco e le tue competenze. Ciò vale anche per, sia per gli attacchi che. Ciò vale sia per gli attacchi con le armi che per quelle. Per quelli. Ah, affanculo, non riesco a leggere oggi. Qui c'è una stanza qui. Wendell casa. Casa? Tritone arrostito. Ah sì, mi ricordo di un tale che andava pazzo per quella roba. Mi pare che lavorasse dal fabbro. Come ha detto alle vendite. Il fabbro. Ah, ho capito, cazzo, quella roba. Mamma, ho fame, mamma, voglio il succo. Ho fame, muoio di fame. Ho capito, va bene. Basta che la smetti. Oh, grazie. A proposito, cos'è un vola? Qualcosa? Che cosa serve? Come? Non so che cazzo è un volantino. Adesso rubo in casa questi tizi. Seme oblungo. Vabbè, no, che ho rubato molto, eh. Potranno vivere anche senza. Ok, cazzo. Sì, lo so, però dai, minchia, cioè. Andiamo almeno dal fabbro qui che completiamo questa missione. Levati dai maroni. Cazzo, l'ha detto alle vendite questo? Salve! Però non posso dirgli nulla riguardo del tritone. Mi si fa pensare tutto il giorno che non vedo dopo cosa sta combinando e smette di sbettare tu. Sei qui per temperare un oggetto? I nani possono avere un aspetto sgradevole, ma sono i maestri assoluti della lavorazione delle armi. Non c'è niente di meglio di un nano per temperare con la frutta? Ah, sì, è vero che qui si tempera la frutta. Tritone arrostito. Ma certo, come no? C'era un tale che ha lavorato qui per un po' di tempo che diceva di armare quella carne di tritone arrostito. Poi però ha cominciato a non gradire più la presenza dei soldati e se n'è andato via. Si è scritto una lettera dove diceva di aver trovato lavoro a Menos. Di più non so dirti. Quindi dobbiamo andare a Menos a dare sto cazzo di tritone arrostito. Vabbè, allora. Prima poi li trovo questi uccelli, eh. Non è che mi dà altre indicazioni se gli parlo. Ah, a proposito, potresti farmi il favore di liberare i miei uccelli se tu mi dicessi dove sono quei cazzo di uccelli? Io te li libererei volentierissimo. Però se, io non posso, se tu non me lo dici, io non posso liberarteli.
Vabbè, andiamo qua. No, c'è una bella statua. Andiamo. Non ho un gran senso di orientamento, vero? È proprio per niente. Andiamo. Qui no. Lì no. Su. Qui no. Qui no. Vi giuro, questa città qua fa andare a scatti il gioco. Non chiedetemi perché, se ha danneggiato qualcosa, so io. Però ho giocato a giochi molto più pesanti e non andavano a scatti. È chiuso a chiave, sì, ma... gli uccelli. Dai, ma dove minchia sono sti cazzo di uccelli, ma... Qui c'è il fabbro. Ah, c'era una specie di bar qui, se non erro. Andiamo a cercare il bar. Ora prendiamo il coltello. Allora, facciamo... Cioè, almeno, mentre cerco gli uccelli, cerco di fare qualche missione secondaria, così... No, no. Ma cazzo è quello che diceva, non voglio essere più un nano, i nani fanno merda. Dov'è? Ok. Qui mi dice che non posso andarci perché devo visitare la cattedrale. Qui c'è la casa... Ah, sì, è la casa dei volantini, qui. Ma io non lo so, non ci riesco. A me piacerebbe tanto sapere dove cazzo sono gli uccelli, però per me sono fuori città, perché io ho già guardato ovunque, sono due aree, ho entrato ovunque, però quel cazzo di bar non l'ho ancora trovato, perché... Io sono sicuro che c'era un bar dove c'era tipo il nano che diceva non voglio essere più nano. Che sia qui dentro, non so, ci riguardo, anche se non credo, perché ci ho già visto prima. Quello lì ci ho già guardato, questo qua. Ehi, questa è davvero la spada lucente. Se me la dai, ti do 100 lucri, come pattuito. La conserverò con estrema cura, te lo prometto. Allora, accetti 100 lucri? No. Cosa? 100 lucri non bastano? Guarda quello che dici. Cioè, minchia, tu prima mi dici che la mia spada fa cagare, poi per qualche motivo trovo la tua spada lucente della merda, no? E adesso devo pure dartela, ma affanculo, mi ha preso la spada, mi tengo la spada, mi tengo l'arma, affanculo. Come cazzo si cambia? Oggetti, credo. No, non è oggetti. Accessori. Ah, sì. Ah, no. Fune magica, spiriti, taccuino di poi poi, di Popeye. Ecco, lì sta armatura, sa. Qui non la sto vedendo. Inventare delle armi. E vorrei cambiarla, come si fa? Senti, fanculo. Io me la tengo, non so bene come cazzo la c'ho. Beh, forse qui dentro gli uccelli sono qui dentro. Sono qui gli uccelli, meno ma... Pazzo. Ma che cazzo di missione era? Va a liberare i miei uccelli. Una persona sta rischiando la vita. No, no, va a liberare gli uccelli, che è più importante quella roba. Ah, che bello. Viene Maroni, uccelli del cazzo, no? Grazie. Proprio grazie di esservene andati. Non ne potevo più di voi. Ah, che bello. Andiamo alla cattedrale. E pochi cazzi. Oh, che bello. Oh, subito. Ah, siete qui. Maestro Cibba, cosa dobbiamo fare per salvare Lara? Cibba, dici, qual è il tuo piano? So che ho qualcosa in mente. Sono sicuro che non avresti permesso a quei maledetti di prendersi Lara tanto facilmente se non avessi avuto un piano. Quando si tratta delle donne del clan non riesci a pensare serenamente, vero? Sei preoccupato per il mana e per la dea, giusto? Beh, sì, è così. Bogard, non ci crederai, ma tutta questa storia ha a che fare con Vandal. Vandal? L'imperatore? Quello che abbiamo sconfitto 20 anni fa? Quando hai visto lo specchio lunare rompersi, non ti è parso di cogliere un vago riflesso di Vandal? Vuoi dire che... No, è impossibile, non può essere vero, Cibba! Lo spero anch'io, cercherò di saperne di più. Intanto voi occupatevi della ragazza, della nave atterrerà sulla sponda del lago occidentale. Andate lì a salvare Lara. Va bene, ma siete sicuri che sarà lì? Credo che la tua magia non sia abbastanza forte da farti raggiungere la nave. Hai usato uno spirito?
Credo che Raggio, lo spirito della luce di Lara, stia già portando scompiglio su quella nave. Sul serio? E allora dove si trova questo lago occidentale? Per raggiungere il lago occidentale devi attraversare la caverna Gaius. È un posto particolare, è quasi vivo e senziente, attraversarlo potrebbe essere pericoloso. Per questo ti dà uno spirito della luce, tienilo sempre con te, Dani. Ok, abbiamo uno spiritello extra, vediamo un po'. Ma mica che ce l'avevo già questo coso, eh? Ah no, ce l'aveva... No. Ehi tu, sono Raggio, lo spirito della luce, mi piace, lo sai? Come te la passi? Mi sa che ce l'avevamo già uno spirito del genere, però forse dell'altro personaggio. E ha detto Raggio, uno spirito della luce. Ok, adesso interrompo un attimo la registrazione, ma io riprendo subito, voi vedete tipo che riprendo subito. Eccoci, siamo qua. Potrebbe volerci un po' per passare la caverna di Gaius. Bogard, tu raggiungi la partenza dal castello di Granz, voglio sapere di più su quel Julius. Perfetto, mi dirigerò al castello. Bene, attraverserò la caverna di Gaius e attaccherò l'aeronave. Lara, non temere, sto venendo a salvarti. Che la dea vi protegga. Stai in guardia anche tu. Ok, dobbiamo andare nella caverna lì. Un altro labirintino che proprio sono minuscoli tanto qua. E così, sospinto dallo scorrere del mana, il destino riprese il suo movimento circolare. Che cazzo con gli uccelli che volano? Mi ha cagato sulla spalla. mo minchia. Che sfiga. L'intreccio delle passioni. Dietro l'intro di Xena. L'emozione degli addii. I fuochi della memoria. Da quello là gli ha permesso di rimanere lì nonostante avesse detto grande dea del mana proteggi. Il cammino lento dell'universo. È il cammino lento dell'universo sulle strade del tempo. Non male per un umano. Già, un umano. Cosa siete voi invece? Una malvolia? Precisamente. Voi però siete particolari, non avete un'aria così forte in un umano dai tempi dei Cavalieri di Gemma. I tre Cavalieri di Gemma hanno fatto il loro tempo. Io sono di tutt'altra pasta. Oh, un vero uomo. Proprio quello che stavo cercando. Ero così eccitata l'idea di venire in questo mondo. Medusa, Vlad, tutti i grandi della storia di Malvolia si sono spostati qui. E la vita era così noiosa senza di loro. Voi siete l'oscuro Sire, giusto? Vi piacerebbe se fossi la vostra schiava? Schiava? Che strano modo di proporvi. Avanti, non abbiate paura. Fate di me la vostra serva, voglio prestarmi ai vostri piedi. Minchia. Voi siete Isabella, vero? Che strana creatura. Ebbene, se questi sono i vostri desideri, vi farò contenta. Venite con me. Oddio! Sembrava che facesse una cosa brutta. Il mana scorre sulle strade del tempo. Il mondo gira inesorabilmente. I destini degli uomini si intrecciano come fiumi in piena. Tieni duro, Lara. Tieni duro, Lara. Sto venendo a salvarti. E adesso devo andare a salvarla. Tecnicamente penso che siamo abbastanza deboli per fare questa missione, però è bello che si noti. Un attimo che provo a vendere l'altro, poi regalare un po' gli altri mantini qua. Ma mi sa che dico le stesse cazzate delle altre volte. Quel tizio dei capelli grigi che alloggia la locanda, mi pare di averlo già visto da qualche parte. Che più che capelli grigi sulla faccia grigia, cioè. Andiamo giù, salviamo perché è necessario salvare. Sì, voglio salvare. No, sono a livello 23. Chissà se è abbastanza per questo punto del gioco. Guarda, salvo anche qua perché non si sa mai. Mettiamo a caso. Ecco. Scendiamo, vediamo un po' che ci aspetta. Devo andare in una grotta. Mo' non mi ricordo come si chiamava. Però vabbè, penso che sia qui in giro perché. Vediamo che la cosa che sto gioco qua che mi sarebbe piaciuto avere è un menu dove mi diceva tutte le missioni da fare, così è più comodo. Commettiamo che mi becca, ecco, lo sapevo io. Non è mai una volta che mi becca ok. Aia.
Pezzo di... Ok, scendiamo qua. Andiamo da Fidak. Cioè, ogni volta c'è qualcosa qua, questo gioco mi blocco, perché purtroppo è chiaro su ciò che devi fare, come... Ma dico, ma è più facile fare le avventure grafiche, almeno lì qualche suggerimento su cosa devi fare è più facile, cioè ti viene dato, qui no. È una cosa che mi scoccia, perché per adesso è bello il gioco, però per queste puttanate qua un po' mi scoccia. Vedete, magari fa, ma... Minchia, quanto cazzo è forte, cos'è più forte del boss di Dracula, no? Niente, fa, ma è bello perché devi girare, devi capire cosa devi fare. Cioè, non dico che sia brutto, però... se io devo fare qualcosa, non è che posso immaginarmi cosa devo fare, cioè... Ci vorrebbe qualcosa che mi dia consigli a riguardo. Tipo lì, quando dovevo entrare nella roba del vampiro, che dovevo andarci solo di notte, cioè... Non c'è nulla che mi consigliasse che devo andarci solo di notte. Ok. Ok. Carne di uccello. Sono gli uccelli che abbiamo liberato prima, questi. Ok, andiamo su. Strada per Wendel, ma siamo sicuri che devo andare qua? Secondo me no. Secondo me proprio no. Vabbè, mal che vada, ammazzo un po' più di nemici per metà di livello. Oh, hanno tutti i maroni per questi scrigni. Già un paio di volte mi viene fuori ok, comunque, buono, buono. Come, io me ne torno indietro perché sono abbastanza sicuro che non è qui che devo andare, perché sennò... Sto tizio qui. E dato che non compro... Vabbè, proviamo a comprare qualcosa, ma no. Accessori, cioè una spada forte. Campana belle, Iris, ma va a cagare. Poi guarda, c'è un prezzo che è assurdo. Cioè dai, ma come faccio ad avere così tanti soldi, secondo te? Che già fare una missione del cazzo mi dà 100 lucri. Aia. Una volta mi toglievano uno sti nemici, adesso mi tolgono 30. Meglio c'è veramente aumento di livello prima di andare avanti. Devo potenziare. Stardo d'un granchio. Comunque, sì, tanto vale che mi potenziato per la fine di questa parte qua. Manca veramente poco. Anzi, credo che l'ho già finita un po'. Ah! Vabbè, torniamo in città e poi tiro pure la parte. Poi cercherò di trovare questa maledetta grotta che non so dove cazzo sia. Vai morire, oh che gentile. Ah, che palle sta roba. Tanto mi sta bene. Mi sta bene perché continuo a prendere di quei merda scrigni. Devo smetterla, perché tanto ho capito che ci sono solamente quelle merde. Vabbè, almeno siamo a Wendel, un posto pacifico, va. Sì, voglio pregare la Dea del Mana. Dai, cambiato religione, vai, preghiamo la Dea del Mana. Cerchiamo sto maledetto... Sta maledetta grotta. Tanto suppongo che se torno alla cattedrale mi danno altre informazioni al riguardo, perché non è che posso immaginarmi. Ah no, forse ho capito. Forse ho intuito, Tu? Quando era piccola sei andata nella caverna di cazzi. Quando era piccola sono andata nella caverna di Gaius col mio papà. Mentre eravamo lì, un sasso ha starnutito. Sul serio? Ma vaffanculo, che cazzo... Proprio stava fissando il sasso e stava... Sta per starnutire, quel sasso. Ciù! Magari è un suggerimento per qualcosa. Aspetta. Dei funghi boom. Vabbè, visto che siamo per andare nella foresta e funghi boom, entro nella parte qua e ci vediamo alla prossima parte. Ciao!